SD Colli Morenici, Arcieri, qua si tira, siamo vicino a Montichiarello, Montichiari. Quali sono le due specialità e cosa fate? Noi nella nostra società abbiamo tutte le specialità di tiro con l'arco. La principale è quella fitarco, tiro alla targa, quindi al bersaglio che vedete qua alle mie spalle, è la specialità olimpica. L'altra specialità invece è la FIARC, il tiro di campagna. È una specialità, diciamo, non ancora riconosciuta dal CONI, però è in grande aumento il numero di iscritti a questa nuova specialità e penso che dall'anno prossimo, un paio d'anni, entreremo anche con la FIARC nel CONI. Poi abbiamo anche il medievale, i ragazzi che tirano con gli archi storici. Quella è una specialità a parte, però noi appunto, a noi piace tirare con l'arco, quindi vogliamo che ci siano proprio tutte le specialità nella nostra compagnia. Quanti associati e quando si può cominciare a fare questo sport? Noi siamo una cinquantina di soci, di quasi tutti atleti, quasi tutti garisti. In genere si incomincia non troppo presto, non è uno sport adatto ai bimbi piccolini. Sui 10 anni, quando un ragazzo incomincia ad essere formato, un bambino incomincia ad essere formato, allora sì, perché è uno sport un po' asimmetrico, sviluppa molto la parte superiore del corpo. E allora o lo abbina a uno sport che è appunto più completo, tipo il nuoto, così, se il bambino è un po' gracilino, altrimenti se il bambino è già adesso i ragazzini in genere sono molto sportivi a quell'età, quindi hanno già fatto calcio e quindi possono incominciare. Qual è però il livello degli italiani, nel senso proprio degli sportivi italiani che fanno questo sport? Il tiro con l'arco è uno sport che sta prendendo molto piede, aumentano sempre di più le iscrizioni e quindi ci sono sempre più avversari da battere. Abbiamo appena partecipato al campionato europeo FIARC e lì invece no, ci siamo, cioè io non ho partecipato, però i ragazzi che hanno partecipato si sono misurati anche con i campioni di altre nazioni e sicuramente, siccome si è svolto qua in Italia, sulla Presolana, hanno partecipato. Cioè si sono spostati, sono venuti in Italia degli atleti che valevano perché avevano la possibilità insomma di vincere, di arrivare primi. Quindi si sono trovati a gareggiare con dei veri atleti in gamba. E come si sono comportati? Ma si sono comportati bene, chiaramente c'è il fattore emotivo, c'è il fattore fisico che incide moltissimo. Erano in 6, mi sembra, hanno partecipato in 6. Abbiamo avuto un secondo posto, un podio, un secondo, due quarti, ma proprio per 2 punti uno e quattro l'altro, proprio eravamo lì sul gradino, ma non ci siamo proprio arrivati. E gli altri invece si sono comportati bene anche loro, insomma, anche perché insomma, è un po' dura con l'europeo, mentre con gli italiani siamo sempre abbastanza sul podio o nelle vicinanze. Andrea Gobbi, abbiamo parlato di due specialità del tiro con l'arco. Ci sono delle differenze sostanziali negli archi utilizzati? Sì, diciamo che per quanto riguarda il tiro di campagna, o meglio, gli archi sono similari, sono uguali. Cambia l'attrezzatura in quanto le prestazioni che si chiedono nelle attrezzature sono diverse. L'arco da tiro è un arco più preciso, è un arco che utilizza dei sistemi di mira più raffinati, delle frecce più pesanti, perché chiaramente bisogna riprodurre il gesto, cercare di avere il massimo della precisione su ogni freccia. Mentre invece l'arco da caccia ha un'attrezzatura più versatile, meno precisa, che però ci aiuta perché le condizioni in cui tiriamo sono talmente diverse da un tiro con l'altro che abbiamo bisogno di un'attrezzatura più semplice da utilizzare e che conceda di più un errore di stima, di valutazione, di posizione, in quanto il tiro di campagna appunto tiriamo a distanze sconosciute, tiriamo in salita, in discesa, nel buio, alla luce, in mille condizioni diverse, come fosse una simulazione di caccia. Nella specialità del tiro è possibile avere anche persone disabili, mentre nel vostro caso, nella tua specialità, è molto più difficile. Sì, perché diciamo che nel tiro alla targa chiaramente sia che, anzi nell'indoor, ma a maggior ragione perché siamo in palestra o comunque in strutture tipo centri fiera o capannoni, ma anche nei campi di tiro alla targa che comunque sono dei campi a volte da calcio piuttosto che da calcetto adattati, quindi anche il disabile può tranquillamente gareggiare insieme al normodotato.
dotato. Nel settore di campagna, siccome appunto i percorsi vengono solitamente organizzati almeno in campagna, quindi percorsi di sentieri, di tratturi, cose del genere, se non addirittura in montagna, su sentieri di montagna, quindi chiaramente il disabile è un pochino più penalizzato. Anche se appunto, come diceva prima Lucia, anche la FIEGA ha già fatto ed è stata già accettata la domanda in CONI per l'adesione come disciplina sportiva associata. E il CONI, siccome appunto ha questa attenzione verso i settori giovanili e verso i settori anche disabili, ci ha chiesto di organizzare delle gare, quindi ci sono già state delle gare sperimentali svolte su percorsi esterni, però tipo parchi attrezzati con percorsi vita, cose di questo tipo, quindi accessibili anche al disabile. In questo caso sono già state fatte gli esperimenti di gare miste. Non sarà forse possibile una compensazione totale, però ci sta muovendo anche nel nostro settore per far tirare il disabile anche alla sagoma e non solo alla targa. Graziano Ponchiardi, scorsa settimana europei sei salito sul podio, seconda posizione. Sì. Che esperienza è stata? Bellissima, la seconda volta che faccio un'esperienza a livello europeo. Grande soddisfazione anche perché c'è allenamento alle spalle. No, a dire la verità, allenamento poco, perché si lavora sempre tutti i giorni e l'unico allenamento che faccio è la domenica quando vado a fare le gare. Cosa ci vuole per riuscire ad arrivare a determinati obiettivi in questo sport? Passione e voglia di mettersi in gioco tutte le domeniche. Adesso ci sono altri eventi a cui parteciperai? Campionato italiano a fine di agosto. Come ti senti? Come te la senti? Beh, adesso che ho fatto gli europei penso di andare abbastanza in forma, sì.